Lorenzo Ladogna, quotidiano La Provincia, Unica TV. La considerazione è un po' inquietante, mister. Buonasera. Buonasera. È sempre più difficile, secondo me, confermare una bella prestazione dopo una bella prestazione. Con la Triestina la migliore prestazione stagionale del suo elenco, tutto il pubblico, probabilmente anche lei, si attende una ulteriore crescita, magari una conferma su quei livelli. Arriva però una squadra in crescita, anche lei, che ha vinto la prima partita in campionato da poco, e soprattutto una squadra che ha bisogno di punti e che magari non lascerà giocare tantissimo. Lei cosa si aspetta? Mi aspetto, che ho detto ai ragazzi già da ieri, che considero questa la partita più importante che abbiamo fatto finora, perché è così. Mi aspetto una squadra come quella dell'Arzignano, che fa dell'umiltà, perché io conosco il presidente, conosco la dirigenza, so qual è la loro mentalità, e fa dell'umiltà la loro forza, e queste squadre mi preoccupano sempre. Sto cercando di far passare il messaggio ai ragazzi. Dobbiamo dare continuità a quello che abbiamo fatto. Come ha detto lei, incontriamo una squadra che viene dalla sua prima vittoria stagionale. Dobbiamo stare molto concentrati, approcciare la partita in maniera giusta, perché sarebbe un peccato fare dei passi indietro. Proveremo a fare ancora qualche passo in avanti sotto il punto di vista del gioco, sotto il punto di vista della mentalità, sotto il punto di vista dell'attenzione. Siamo sulla strada giusta, cioè, ragazzi, vedere Frigerio che rientra in campo con una spalla lussata e gioca gli ultimi minuti con quella spalla, noi senza il rientro di Frigerio con la spalla lussata non avremmo vinto la partita contro la Triestina. Quindi sono segnali veramente importanti. Dobbiamo continuare a mantenere questo tipo di atteggiamento. Grazie. C'è, ieri devi fare un po' la conta, spogliare la margherita, per mettere la cena alle CN Sport. Devi fare un po' la conta dei giocatori. Vi è costata qualcosa la partita con la Triestina sotto questo profilo? Più di qualcosa, direi. Assolutamente sì, assolutamente sì. Abbiamo perso per un lungo periodo Marrone, dobbiamo rinunciare a Di Gesù, Marrone per l'ennesimo scontro, come avevamo perso Zuberec, abbiamo perso anche Marrone, e su falli non sanzionati, e questo mi rammarica. Dobbiamo far la conta oggi su quelli che possono essere recuperabili, quindi mi concentro, non so, sull'Epore piuttosto che su Beghetto, piuttosto che su chi ci rimane. Sono questi, insomma, i giocatori su cui devo ragionare per vedere se riesco a recuperare qualcuno. Non dovesse succedere, abbiamo i nostri ragazzotti terribili. Ho detto alla squadra 15 giorni fa che in questo ciclo di partite ci sarebbe stato bisogno di tutti quanti. Purtroppo è stata una considerazione giusta, perché poi è successo questo. Abbiamo già visto Luachim e Crit hanno fatto bene, magari domani toccherà a qualcun altro. Abbiamo bisogno in questo momento che tutti quanti siano a disposizione. Marcello Villani da KFM. Mister, buonasera Marcello. Cosa pensa di Dore? Perché mi sembra la sorpresa più attesa di domani. Magari la faccio scontenta e giochiamo a 4, chi lo sa. Ah, ecco. Dore è un ragazzo, ripeto, che viene da un campionato di Serie D, anche se è di proprietà della Cremonese. È un ragazzo che gli ho dimostrato stima fin dall'inizio, perché nei momenti difficili della partita l'ho sempre messo dentro, compreso l'ultima partita con la Triestina. È un ragazzo che ho a disposizione, fermo restando che poi ci rimarrebbe, se non recupero Frigerio, solo Ceola, che è un ragazzino del 2006 della primavera, quindi e Gunduz, che posso adattare centrocampista. Quindi dobbiamo vedere un po' la rifinitura di oggi, insomma, faccio fatica a rispondere a tutte le domande, perché la rifinitura di oggi, insomma, dirà poi alla fine chi saranno quelli convocati per domani. Ma c'è un problema non solo difensivo, anche a centrocampo, per Frigerio il tutore è una
possibilità oppure... Dobbiamo vedere oggi, di sicuro non abbiamo Di Gesù e quindi che ha un affaticamento al polpaccio curabile in una quindicina di giorni, che anche lui preso nella botta di Novara che l'abbiamo dovuto sostituire, purtroppo quella botta ha fatto un po' di ematoma e non possiamo rischiare di perderlo per più mesi. Non dovessimo avere Frigerio, beh direi che l'emergenza a centrocampo ci sia, insomma. Mario Servillo, Unica TV. Buonasera Mario. Abbiamo ancora tutti negli occhi la prestazione di Critta e di Luachimà. Per i giovani c'è sempre il rischio di passaggio a vuoto dopo un'ottima prestazione come l'ultima. Cosa dirai loro? C'è il rischio che possano avere più pressione adesso? Gli dirò quello che ha appena detto lei, e cioè che la prima è facile, la prima è sempre facile. Anche quelli che ritornano dagli infortuni, chi debutta, la prima partita è sempre facile, il difficile è sempre riconfermarsi. Glielo dirò, ne parlerò con loro, vedremo se li sceglieremo dall'inizio oppure no, perché con i ragazzi bisogna avere un tatto particolare e bisogna capire quando è il momento on e capire quando magari farli rifiatare un attimo. Quindi io che devo fare delle scelte in una situazione un po' complicata per la partita di domani, dovrò valutare tutte le cose. Ostanga anche, quindi, che può giocare sia terzino che centrale. Vediamo, valutiamo un po' tutto quanto. Ecco, mister Larzignano ha la peggior difesa del campionato. 11 reti subite, non ha preso gol. L'ultima partita dove si è schierato con una difesa a 5 rispetto a quella a 4 fino a quel momento. Questo lei le dice non nelle ultime due partite si è schierata con una difesa 5, 3-5-2 o 5-3-2, mettiamola un po' come vogliamo, però insomma nelle ultime partite si è schierata così. Secondo me nell'ultima partita è stata un po' più compatta, si vede che stanno lavorando, si vede che l'allenatore ha iniziato a incidere sulla compattezza di squadra, si vede che è un allenatore che lavora. Però insomma io sono veramente, poi con due giorni a disposizione, sono veramente concentrato sulla nostra di squadra e conosciamo tutto dell'Arzignano, però sono veramente concentrato sulla nostra nel cercare di mettere in campo una formazione competitiva che possa fare un'ottima prestazione, che siano giocatori che stanno meglio in assoluto, perché tanto, ripeto, bisogna fare questo tipo di ragionamento. Mister, diciamo che in questa settimana c'è un po' un fattore abbastanza continuo, no? Ovvero sui rigori, a voi è stato negato un rigore abbastanza grosso e ve ne è stato dato uno contro molto difficile da vedere, mettiamola così. Vado a vedere, mi è capitato di vedere Arzignano-Padova, marcature molto energiche in aria, magari ti aspetti anche un po' più di attenzione arbitrale in queste gare? Intanto giocare col VAR o giocare senza il VAR sono due sport diversi e sono due sport diversi soprattutto nelle palle native e soprattutto nelle palle native dove incontri squadre che marcano a uomo. L'Arzignano, e l'abbiamo notato anche noi, in aria sembra più una lotta libera che una partita di pallone. Noi addirittura marchiamo a zona sugli angoli, e marcare a zona sugli angoli vuol dire che io indico ai giocatori in quale zona devono andare a ricercare il pallone una volta che è partita la palla, e quindi non mi metto mai nelle condizioni di andare a contatto con l'uomo. L'Arzignano, se andiamo a vedere tutte le partite, non solo quella col Padova, in area è una lotta. Poi se io che marco a zona in mezzo a 40 gambe l'arbitro è riuscito a vedere un calcio di rigore come quello dell'ultima partita, mentre invece nelle trattenute assolute che ci sono delle squadre che marcano a uomo, compreso l'Arzignano, non riescono a vedere questi contatti, insomma mi sembra un po' complicata la cosa, a prescindere VAR sì o VAR no. Cioè nella partita dell'Arzignano col Padova l'arbitro è lì che guarda tutto e non è successo niente. Noi abbiamo preso un calcio di rigore su una palla che è rimbalzata in aria e un fallo di confusione, di solito viene dato alla difesa, abbiamo preso calcio di rigore. Dopo non aver preso un calcio di rigore clamoroso su Critta, ma secondo me c'erano dei calci di rigore anche nella partita col Novara, sempre parlando di trattenute molto evidenti, addirittura Galeandro gli hanno levato la maglietta, quindi
Sicuramente dobbiamo avere lo stesso metro di giudizio, perché sennò diventa complicato.